Ciao Luca, ciao. Possiamo dire che questa vittoria è un po' il manifesto, no, della forza di volontà di questa squadra, insomma, nonostante anche situazioni avverse del primo tempo è riuscita a ribaltare in 10 uomini la partita e poi a tenere il risultato fino alla fine. Sì, sì, insomma, noi avevamo giocato bene anche il primo tempo, a mio avviso, creando tante possibilità e alla prima occasione, o meglio, più che alla prima occasione, dopo l'espulsione la squadra era molto nervosa, abbiamo preso anche il rigore contro, però dopo nel secondo tempo abbiamo giustamente ribaltato il risultato. Ciao mister, complimenti. Ciao, per la vittoria. Ieri ci avevi detto che avresti voluto vedere una squadra un po' più coraggiosa e più sbarazzina. Nel secondo tempo, anche nel primo, perché siamo partiti bene e abbiamo giocato meglio anche nella prima frazione. Nel secondo tempo, oltre al coraggio, secondo me il Pisa ha anche giocato a calcio e l'ha ribaltata, sì, con le sue idee. Sì, siamo stati bravi perché abbiamo parlato a fine primo tempo nello spogliatoio di come cercare di attaccarli per metterli in difficoltà. Abbiamo fatto nella maniera giusta e soprattutto fino al raddoppio di Marin. Penso che in un quarto d'ora abbiamo avuto 3 o 4 palle gol importantissime, tenendo conto che eravamo in 10 contro una squadra molto forte in contropiede che noi siamo riusciti ad arginare bene. Volevo chiederti di Caraccio, che insomma è entrato in un momento difficile dopo 9 mesi di infortuni, ecco, cosa gli hai detto magari quando è entrato, cosa pensi di questa bella prestazione comunque autorevole che ha fatto e non era facile? No, siamo tutti molto felici del rientro di Antonio, è importante sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista motivazionale per la squadra, perché è sicuramente un giocatore che ha un forte ascendente sui compagni di squadra e lo si è notato anche oggi. Ciao mister, complimenti. Grazie. Io sottolineerei, oltre alle cose che sono già state dette, anche l'importanza di vincere una partita dove ti trovi sotto, con l'uomo in meno, con le difficoltà che si dicevano ieri, che per un verso o quell'altro avevamo fatto un punto nelle ultime 3 partite. Quanto può valere una vittoria arrivata in questo modo, oltre al gioco, ma anche con tantissimo carattere, secondo me? No, vale tanto, soprattutto perché è meritata, così come ieri ho detto che la squadra non si stava esprimendo calcisticamente al meglio in queste ultime partite. E oggi abbiamo ritrovato anche quello, poi la partita si poteva anche pareggiare alla fine, se il Perugia in una mischia pareggiava avrei detto la stessa cosa, cioè che il Pisa oggi ha giocato bene anche dal punto di vista calcistico. E più libero mentalmente, forse, paradossalmente, nonostante le avversità del primo tempo. Sì, forse. Sì, la squadra è partita fortissima, i primi 20-25 minuti, penso che noi abbiamo creato tante possibilità. E io ero abbastanza così, vedevo anche i ragazzi sicuri di poter fare un bellissimo secondo tempo, così come è stato, anche perché giocare sotto la curva in quelle condizioni è più semplice per noi e più difficoltoso per l'avversario. Ti chiedo l'ultima cosa sugli episodi, perché insomma, sei stato anche ammonito, un'espulsione che ci ha lasciato tutti, anche altri colleghi, un po' perplessi, e rigore. Vabbè, come l'hai visto? Sono stato ammonito non perché protestassi io, ma perché c'è la regola che quando c'è così, non so come definirlo, confusione, e viene ammonito l'allenatore. Secondo me è una regola assurda, perché allora la prossima volta protesto, almeno mi tolgo la soddisfazione di insultare, almeno, perché non è una soddisfazione da poco, ogni tanto ti libera. E gli episodi, era da giallo perché il giocatore non sarebbe mai arrivato sulla palla e perché la palla era in pieno possesso di Beruatto. Capisco che scegliere a quella velocità non è semplice, Santoro è un arbitro bravo, in quell'occasione ha avuto un po' fretta perché poteva aspettare, dare giallo e poi eventualmente essere richiamato dal VAR, però
ci sta, e il rigore secondo me c'era. Mister, qual è stato il punto di svolta della partita? Dal punto di vista del Perugia hanno detto l'1-1 di Morutan. A me è sembrato però che la svolta è stata quando siete rientrati in campo nel secondo tempo, cancellando totalmente il nervosismo del finale del primo tempo, perché sì, una partita segnata, se no. È stata un'indicazione forte che ho dato alla squadra, cioè di non protestare e di pensare soltanto a giocare, perché avevamo la possibilità, attaccando sotto la curva, di mettere grande pressione alla difesa avversaria. Grazie. Nient'altro? Grazie. Grazie. Ciao.